Una sconfitta quella di Vasto, diciamo, importante dal punto di vista per la Coppa Italia. Cosa non ha funzionato quella domenica? Cosa non ha funzionato? È stata una partita dai due volti. Il primo tempo bene, anche se ci è mancato lo spunto degli ultimi 16 metri. E il secondo tempo c'è stato un blackout di 12-14 minuti che ha rovinato una buona prestazione. Sicuramente è stata una partita che ci ha dato molti input su cui lavorare, molte soluzioni da trovare, da migliorare. E quindi è stata una sana sconfitta che ci aiuta a preparare al meglio questa partita di cartello, questa partita molto difficile, questa partita bella da giocare, bella da vedere, e non poteva che iniziare così il campionato. È meglio così, almeno si mette subito il motore a mille. Come hai detto tu, Michele, una partita di cartello è molto importante, quindi lasciamoci alle spalle Vasto e passiamo a Avezzano Cesena di domenica alle 15 allo Stadio dei Marzi. Come vedi questo impegno, Michele? Ma sicuramente è una bella partita, è bella giocarla, queste sono partite belle da giocare, belle da vivere tutta la settimana, perché pensi al Cesena, pensi che 3-4 anni fa era in Serie A, l'anno scorso in Serie B, quindi ha giocatori importanti, forti per questa categoria, e quindi vale sempre, cioè è sempre bello affrontare queste squadre, misurarsi con squadre che hanno un budget, che hanno una forza anche nei singoli maggiore per metterti alla prova. In precedenza il direttore marketing Luigi Cariola ha comunicato che sono stati inviati a Cesena circa 600 tagliandi e sicuramente la presenza della tifoseria del Cesena sarà imponente. Vuoi rivolgere un invito ai nostri sostenitori per domenica? Ma più che rivolgere un invito, loro saranno anche 600, non lo so, ma sicuramente lo Stadio dei Marzi saprà fare di meglio e sicuramente coprirà la loro voce, perché lo Stadio dei Marzi queste partite non stecca mai, queste partite si fa sempre sentire la voce dell'Avezzano, del tifo dell'Avezzano, e quindi non mi impensierisce sicuramente questa cosa dei tifosi. Sicuramente sarà una bella cornice di pubblico, ma sarà ancora più bello vedere la curva dell'Avezzano piena.